Per analizzare l'incidenza delle varie patologie tumorali sul territorio, il Comune di Napoli ha di recente istituito l'Osservatorio Oncologico, un progetto avviato con l'Associazione Napoletana dei Giovani Ricercatori, che mira ad indagare le cause di una malattia che a Napoli ha fatto registrare negli ultimi anni incrementi significativi. Questa mattina, alla presenza dell'assessore alla Sanità, Giuseppina Tommaselli, sono stati illustrati i primi dati relativi ai decessi oncologici nel periodo 2001-2010 e distinti per le 10 municipalità. Circa 27.000 i casi analizzati, la maggior parte dei quali concentrati nella settima e ottava municipalità. Ci stanno dei quartieri particolarmente dove la mortalità per tumore è particolarmente alta. Pare che i quartieri più interessati siano Fuorigrotta, Bagnoli, Chiaiano. Ci sarà un secondo step, forse a Natale, prima di Natale, in cui i nostri ricercatori andranno a capire l'istiotipo. E l'istiotipo è importante perché ci fa comprendere qual è poi la relazione tra l'ambiente o gli stili di vita e il tipo di tumore. Nei prossimi mesi l'Osservatorio Oncologico si dedicherà allo studio delle diverse patologie per verificare quelle più diffuse e l'esistenza di possibili cause legate a fattori ambientali e socio-economici. Se c'è un problema per esempio di mammella e di ritardata prevenzione, perché c'è la ritardata prevenzione? Se c'è un problema di polmone, perché magari c'è fumo, e perché c'è fumo? Perché c'è meno cultura, c'è meno informazione, o se c'è un problema di scarsità di accesso alle cure.